Insomma, caro Brugnolo, dove ci stiamo recando? Al Palabanca di Piacenza per gara 2 di finale scudetto tra Rebecchi Nord Meccanica Piacenza e unendo Yamaha Busto Arsizio. Il tempo non è dei migliori perché insomma piove a dirotto da giorni. Giorno bagnato, giorno fortunato. Previsione per la partita, chi vince? Più probabile Piacenza, ma Busto venderà cara sicuramente la pelle. Manca poco, no? Assolutamente sì, siamo prossimi all'uscita dall'autostrada che ci porterà al Palabanca. Avevi sbagliato indirizzo praticamente. Purtroppo la tecnologia non ci ha aiutato, ma alla fine con una caccia al tesoro siamo... La tecnologia, avevi messo l'indirizzo della sede della fabbrica dello sponsor. Talmente voglioso di arrivare a questa finale scudetto alla destinazione che avevo impostato l'indirizzo della sede dello sponsor principale della squadra di casa. E non del Palabanca. Vabbè. Andiamo a intervistare qualche tifoso? Vediamo. Qual è l'attesa per questa gara 2 di finale scudetto? Vittoria, 3-0 secco. Quale sarà la giocatrice decisiva? 49ers. Il tulipano quindi scalderà i motori, sì, le sue diagonali saranno devastanti. Sì, sì, ancora 30 punti. Tifa Busto, e quindi quale sarà la giocatrice decisiva? La Pisca Righetti? Oggi la giocatrice decisiva sarà stata Righetti e la Bausch, che ha giocato male gara 1 e oggi si farà, anche se Piacenza è la squadra più forte, quindi sinceramente merita lo scudetto. Però noi di Busto lotteremo e cercheremo di fare qualcosa di buono. Sport, siamo nell'area VIP del Palabanca di Piacenza, molto rumorosa e affollata, anche molto festosa. Ci si disseta con dello spritz, ci si abbuffa, scusate, con delle pizzette dello spritz durante la partita. È più interessante il cibo della partita. A meno sono buone queste pizzette, che gusto hanno. È ospitale secondo lei quest'area VIP del Palabanca oppure ne ha viste altre di migliori? Ma guarda, non sono un gran frequentatore perché ho la fortuna di solito di giocare quando gli altri possono permettersi di andare così ad assaggiare qualcosa. Per me è ospitalissima, è assolutamente piacevole essere qua e assaggiare qualcosa, bere un bicchiere insieme ai colleghi e agli amici, chiacchierare di pallavolo anche alle spalle del campo, insomma. Pazzisco per i rossi fermi, quindi fondamentalmente sono molto legato alla tradizione della mia zona, perciò Barbera e Dolcetti soprattutto, adoro l'Amarone, adoro però anche, parlando del sud, Negramaro, insomma a me piacciono i vini rossi fermi, quindi mi piacciono un po' dappertutto. Meglio i prodotti enogastronomici emiliani o quelli veneti? Che domanda è? Beh, io non abbandono e tradisco mai la mia terra, radicchio e prosecco per me è il top, ma anche qui qualcosina si può trovare di buono. Lei ha conosciuto numerose aree VIP dei palazzetti, questa rispetto ad altre, che giudizio dà? Ma guarda, ci sono tantissimi VIP che ho visto stasera, te per primo, sono molto felice di averti conosciuto. No, sicuramente Piacenza ormai è abituata sia con la maschile che con la femminile ad accogliere VIP. Ne ho viste altre molto belle, ho visto quella di Busto Arsizio, sicuramente molto bella, con Conegliano altrettanto bella. Lei della terra d'Abruzzo, quale vino migliore si abbina alla pallavolo? Sono meglio questi o quelli dell'Emilia? Ma guarda, io sono una gran bevitrice, per cui quando sono nei posti ad hoc preferisco scegliere il vino ad hoc o comunque consono al posto. Se sono a casa mia, chiaramente bevo del Montepulciano. Siamo qui con la responsabile della sicurezza dell'area VIP. Vedo che adesso comincia la corsa, lo spritz. Sì, non solo adesso, c'è anche prima. Qui un bel quadro beato tra le donne, il vostro inviato. Com'è l'affluenza qua? Com'è? C'è sempre tantissima gente, infatti sì, siamo distrutti. Fame. Mangiano tantissimo, bevono tantissimo, festeggiano, giustamente vengono per fare festa e anche questo è un angolo piacevole. Se fosse questa partita fosse una pietanza, quale sarebbe? Cioè, questa è troppo complicata per il mio intelletto, io sono molto limitato, non sono un gran filosofo, non riesco a fare questi paragoni, mi hai messo veramente in difficoltà. Non ho la più pallida idea, scegli da te. È una
pietanza, facciamo albume d'uovo e bacon. So se che schifo, non c'è qualcosa di meglio, no? Albume d'uovo e bacon, ma l'uovo proprio no. Un'insalata, un petto di pollo. Non abbiamo qualcosa, non so, tipo una pizza. Costolette d'agnello. Una bella tagliata. Sì, una cosina così, insomma. E con un bicchiere di cosa? Un prosecco? Quale vino? No, ma che prosecco? Prosecco lo bevete voi veneti, io bevo del Lambrusco, che sono da queste parti, e del Gutturnio. Però poi si deve giustificarlo perché lui è astemio e non capisce niente. Ma anch'io non capisco niente perché non bevo, per cui... siamo in due, siamo salutisti, lui ha fatto l'ISEF, io... No, non c'entra il fatto che faccio l'ISEF, non bevo poco, so. Il miglior successo è stata la vittoria di Piacenza o il selfie con Caprara? La vittoria del Piacenza. Perché? Perché mi ha emozionato tantissimo, è la prima volta che vedo una partita e mi ha emozionato tantissimo. Siete contenti di questo successo sonante di Piacenza? 3-0 parla chiaro, 3-0 tutti a casa. Ad un passo allo scudetto, quindi Piacenza? Piacenza sicuramente aggiungerà un altro titolo al suo palmarès, già bello carico. Il panino com'era? Buono. Dopo il lavoro, dopo la partita, giustamente ci sta il panino. Adesso stiamo andando dove? Alla pizzeria Bella Napoli 1 per incontrare il Pink Wolf. Il retroscena è stato che siamo stati alla Bella Napoli 2 e abbiamo trovato... Laurendo Yamamai che mangiava la pizza. Alessandro Brugnolo, Alessandro Brugnolo, Alessandro Brugnolo, ole! Tifoso busto salire sul carro dei vincitori. È molto bello, ma d'altronde Piacenza ha meritato e giustamente stanno festeggiando. Ti rode un pochino però, di la verità. No, perché ha meritato, bisogna riconoscere nello sport, i valori dello sport significa che riconoscere chi è stato superiore merita di vincere. Sono tutti simpaticissimi, sì. Brave persone, tifosi esagerati e guardi, non ho parole. Bilancio di tutta questa giornata. Allora, giornata molto bella, si è faticato un po' a trovare il palabanca, talmente affetto avevamo. Si è faticato, hai sbagliato tu indirizzo, comunque vabbè. Cioè, no, non c'era nebbia, passione, talmente tanta la passione, la voglia di vedere questa partita che sono arrivato vicino alla sede della Rebecca Inormeccanica a Piacenza e non al palabanca. Sta uscendo il presidente. Siamo stati. Esce il presidente. Smettila! Intervista con il presidente. Intervista al presidente. Io mi auguro che sabato sera siamo in grado di festeggiare. Però male che va, festeggiamo qua. Però lo scudetto è garantito, è nostro. L'ho detto all'inizio del campionato, non lo dico adesso, perché tutti parlano dopo, io parlo prima.